Siamo molto soddisfatti della sentenza, perché il giudice ha condannato il Passalacqua a 20 anni e 4 mesi di reclusione, dando addirittura come risarcimento ai danni 1.040.000 a Davide in proprio e poi 200.000 euro per le parti civili, e quindi noi siamo assolutamente soddisfatti di questa sentenza, perché restituisce un pochettino di giustizia nei confronti di quello che è accaduto, nei confronti di un ragazzo che purtroppo sta in condizioni disperate, e quindi non abbiamo vinto in realtà. Però almeno la giustizia ha fatto il suo corso e ha funzionato, e siamo molto contenti di quello, della sentenza che è stata comminata a questo ragazzo. È quello che vi aspettavate? Sì, in realtà è quello che noi ci aspettavamo. Avevamo paura, perché era stato adombrato, insomma, la riqualificazione in lesioni gravissime, e invece è stato riconosciuto appieno il reato di tentato omicidio, e quindi 20 anni, siamo soddisfatti. È una sentenza pesante, una sentenza che vedremo il giudice dopo i 90 giorni, quando depositerà le motivazioni, come la motiverà, perché comunque è una sentenza pesante e corre obbligo di motivarla. Non sono sicuramente soddisfatto di quello che è la sentenza, è un fatto grave, è un fatto che meritava sicuramente una punizione, ma questa sentenza esemplare è data in bocca solo ed esclusivamente per l'opinione pubblica, e così non si fa la giustizia italiana, a mio parere. Non ho mai visto, questa è la prima volta che mi capita, ne confrontavo anche con i miei colleghi, una sentenza, pur riconoscendo un tentato omicidio per 20 anni, riconosciuto a 20 anni con le diminuzioni del retino abbreviato. Quindi questa è, vedremo adesso le motivazioni e poi decideremo con la famiglia cosa vogliono fare.